Allora, questo film l'ho visto una sola volta nella vita perché sono particolarmente sensibile all'argomento, senza un motivo preciso. L'ho visto quando andavo a scuola con la mia migliore amica. Ci siamo auto costrette a vederlo a vicenda, ci siamo costrette a vicenda a vederlo perché in quel periodo stavo guardando tutti i film di Meryl Streep e mi mancava tra i pochi quello per vederli tutti. L'ho visto, sono rimasta sconvolta, ci ho riflettuto parecchio e oggi lo recensisco per voi dopo averlo un po' ripassato, guardando quelle parti che un po' avevo dimenticato, però è un film che ti rimane dritto, 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 ti rimane nel cuore. E se non l'avete visto però e volete, non sapete qual è la scelta di Sophie, spegnete questo video. Buongiorno, benvenuti al Cinemeril. Oggi è il 27 gennaio e ho deciso di recensire questo film proprio per la giornata. Chiedo scusa se sentite rumori molesti, ma non avrei più potuto girare perché è più di un mese che nell'appartamento di sopra fanno lavori. Quindi vuol dire ancora continuare a non girare niente, chi se ne importa. Stavo dicendo appunto, oggi è il 27 gennaio, ricordiamo la giornata della memoria e quindi vado a recensirvi La scelta di Sophie. Alcuni dicono La scelta di Sophie, boh, non so bene come si dica, però tanto un accento non cambia molto. È un film dell'82 di Alan Pakula, credo che si dica così. È tratto da un libro, il libro omonimo. La scelta di Sophie di William Styron. Scusate, i miei appunti. Questo film è stato messo al 91° posto come il più bel film di tutti i tempi degli Stati Uniti. Ha preso diverse nomination e un Oscar. È il secondo Oscar, mi pare, di Meryl Streep, o il primo, il secondo, comunque, forse il primo. Di Meryl Streep come miglior attrice protagonista e ha preso la nomination per sceneggiatura non originale, fotografia, costumi e colonna sonora. La colonna sonora, un pezzettino, è quella che ho messo nell'intro. Nel film c'è Meryl Streep che appunto interpreta Sophie, Kevin Kline che interpreta Nathan e Peter McNichol o Nichol, I don't know, che interpreta Stinco. Questi sono i tre protagonisti di questo film. E il film, il libro, tratta di Stinco, che dopo, negli anni 40 più o meno a New York, lascia la Marina e si trasferisce, i Marines, non la Marina, i Marines, e la fattoria paterna, la fattoria paterna che si trovava in Virginia, per trasferirsi a New York dove vuole intraprendere una carriera da scrittore. E qui si trasferisce in una casa tutta rosa e a fiori, una abbastanza strana. E in questa casa, diciamo, lui inizia questa nuova avventura. In questo appartamento ci sono gli altri due protagonisti che turbano un po' la tranquillità di Stinco perché alternano momenti di tranquillità o momenti di abbastanza turbolenza, in quanto Sophie è una sopravvissuta polacca al campo di sterminio di Auschwitz. E Nathan è un intellettuale molto, molto, molto ossessionato dall'Olocausto, è ebreo. Tra l'altro soffre di turbe psichiche. Fra i tre comunque nasce una profonda amicizia. Stinco tra l'altro si innamora anche di Sophie. Per tutto il film vi è appunto un alternarsi di scene al presente, quindi negli anni 40, con numerosissimi flashback, che appunto sono il racconto di Sophie della sua vita prima di New York. Cioè della sua vita,
nel campo di sterminio della sua vita, di che cosa lei appunto ha fatto prima di finire nel campo di sterminio, cioè aiutare il padre che lei riteneva una persona onesta, una persona meravigliosa, una persona antinazismo, nazisti, invece in realtà si è poi scoperto, lei poi ha scoperto essere un amico dei nazisti e aiutava appunto i nazisti nel raccimolare ebrei e quant'altro. Lei comunque perché finisce nel campo di sterminio? Perché aiuterà con un'associazione, mi pare, di, non mi ricordo bene, comunque aiuterà gli ebrei. Quindi la deportano e durante il racconto appunto svelerà un triste momento della sua vita, triste a dir poco, in cui appunto è arrivata al campo con i suoi due figli, un ufficiale nazista, le chiede di scegliere quale figlio salvare e non le dà la possibilità di non scegliere, le dice scegli oppure scelgo io, due sono le cose. Non so perché, io forse sarei stata lì impalata, ferma, muta. Avrei fatto scegliere a lui perché, boh, non si sa cosa scatta in lei. Lei si vede a un certo punto perché lei, appunto, non riesce a scegliere. L'ufficiale sta per afferrare il bambino e lei le dà la bambina che teneva in braccio. L'urlo disperato che le esce, non le esce in realtà, non esce nessun suono dalla sua bocca. Ma si sente l'urlo della bambina e si vede il volto di Mary Streep, questo, che appunto urla ma non urla, non esce niente dalla sua bocca, è completamente devastata e distrutta. Nel campo di sterminio, lei per salvare se stessa e il figlio, diventa complice, aiuterà comunque il comandante del campo. E cosa succede? Poi che si salva lei, il bambino no, e scappa a New York e lì conoscerà Nathan, tra i due nascerà un'intensa storia d'amore. Il problema di Nathan è che è affetto da schizofrenia paranoide e tossicodipendenza da cocaina e tra l'altro è ossessionato dall'olocausto. È ossessionato. E qui è la particolarità di questo film perché non è tanto un film su ciò che accade nel campo di concentramento, no? Come siamo abituati di solito a vedere nei campi, no? La deportazione, le selezioni, le torture, le privazioni, e tutto ciò che siamo abituati a vedere quando si parla di ebrei all'interno dei campi di concentramento. Questo film invece tratta del punto di vista dei sopravvissuti. Quindi quando una persona che assiste a tale disumanità, come sopravvive quando esce? Cioè riuscirà poi a farsi una vita? E queste sono tutte domande che Nathan si fa, Nathan è ossessionato da tutto questo, perché lui è sopravvissuto, perché lui non è morto, quale forza sovraumana, quale forza divina ha scelto che lui si salvasse e gli altri morissero? Sono tutte domande che lo torturano, lo tormentano, così come torturano Nathan, che invece è l'esterna, sicuramente Sophie, deve vivere appunto il tormento di Nathan, che chiaramente non le fa bene, non l'aiuta ad uscire, a rifarsi una vita, piano piano la distrugge. C'è una frase che dice Nathan a Sophie, le dice: ma non l'hai capito, noi siamo già morti. Perché appunto è una, non, cioè, non riesce a sopravvivere. Tu sarai tutta la vita, ti porterai appresso questo tormento, queste visioni, queste. Boh, non posso neanche immaginarmelo, non me lo voglio immaginare. Spero di che l'uomo possa, appunto, da queste giornate, dalle giornate sulla memoria, possa appunto rinfrescarsela la memoria, perché ci stiamo di nuovo dimenticando tutto quello che è successo. I fatti di cronaca di questi giorni ci stanno rifacendo tornare alla mente queste sofferenze,
hanno vissuto queste persone e ce ne stiamo fregando, perché per certi atteggiamenti, per certe chiusure, per certe barriere che stiamo mettendo, stiamo tornando ai lager, in formato diverso, ma ci stiamo tornando. Inutile negarlo, inutile dirlo, oggi sono abbastanza dura, perché mi dà fastidio che a scuola studiamo, a scuola ci facciamo un mazzo così, andiamo all'università a seconda degli indirizzi che prendiamo e continuiamo a studiarle queste cose, poi però è come se fossero la storia di Topolino e Pippo, quindi cose che non sono mai accadute. È veramente sconcertante quanto l'uomo sia bestiale, oggi, ieri e sicuramente in un futuro. Io ho sempre speranza nell'essere umano, ma veramente certe volte certe cose che si sentono ti lasciano solo un vuoto e dire boh, meglio gli animali, meglio gli animali. Comunque, a parte questo, cosa succederà? Che Stinco continua a sentire questo racconto, Stingo, continuerà a sentire questo racconto, si innamorerà di lei, cercherà a un certo punto di portarla via da Nathan che piano piano la sta distruggendo, soltanto che lei è già distrutta. Quindi dopo essersi concessa a Stingo, in Virginia, dopo essere scappati, lei ritornerà da Nathan e lì daranno fine a tutte le loro sofferenze. Forse si riavvicineranno le persone che hanno perso nella più grande sofferenza che hanno potuto trovare e daranno fine appunto alla loro agonia. Comunque, bello sono i costumi, sono d'accordissimo per la scelta delle nomination per i costumi perché c'è la parte del campo di sterminio che chiaramente Meryl Streep è ben conciata, ecco, non so come dire, ha il classico vestito a righe, i capelli sono corti, così. Mentre invece si vede appunto la differenza quando lei è a New York, quindi è bellissima, è un angelo, è radioso, però la sua bellezza esteriore, è in contraddizione con ciò che lei ha dentro. E questo è particolare, in realtà dentro lei si sente ancora con il pigiama a righe, e invece fuori è bellissima, è solare, tutti la guardano con ammirazione, lei si porta dietro invece un fardello enorme. Meryl Streep in questo film recita con uno spiccato accento polacco, e, se lo guardate in originale anche in tedesco. Cioè, ci sono delle scene, le scene nel campo di concentramento in cui lei recita in tedesco con uno spiccato accento tedesco. È un film crudo, pieno di dolore, pieno di sofferenza, ti lascia chiaramente non felice dopo che l'hai finito di vedere, ma ti lascia riflettere. Io vorrei che voi lo vedeste, l'ho recensito oggi perché è la giornata della memoria, proprio per rinfrescare la nostra memoria. Per cercare di guardare l'altro, guardare il diverso con occhi di solidarietà, con occhi altruisti. Noi non sappiamo cosa le persone che vengono qui hanno patito. Tu lasceresti casa tua, la tua casa, le tue cose, per andare in un posto dove nessuno ti vuole. Per farlo vuol dire che a casa tua c'è una situazione per cui è più bello andare dove la gente non ti vuole, piuttosto che continuare a stare a casa tua. Con questo ho detto tutto. Un'altra particolarità del film è che il regista ha chiamato una sopravvissuta al campo, Kitty Hart, che poi ha fatto un documentario successivamente a questo film su appunto Auschwitz e ha dato al regista dei suggerimenti. Per esempio, gli ha detto cose che non si sapevano ancora sul campo, dei particolari proprio. Per esempio, gli ha detto che nei campi di concentramento le strade non erano chiaramente asfaltate, ma erano piene di fango, si creava una specie di pantano, per cui se non volevi impantanarti, appunto, dovevi camminare dove gli altri prima di te erano passati. Quindi c'è un'immagine, c'è una sequenza
in cui Mary Streep si sta spostando nel campo di concentramento e cammina appunto con questo passo ondeggiante, questo passo un po' traballante, perché appunto sta cercando di camminare in quelle zone dove qualcuno prima di lei aveva camminato per non impantanarsi. E questo ha fatto scatenare in chi è sopravvissuto e in chi ha visto questo film l'esclamazione: oddio, è vero, noi camminavamo così. Ed è l'unico film in cui questo accade, cioè in cui questo si vede. Per il resto niente, io questo film mi andava di recensirlo così, un po' amareggiata, un po' perché non è un argomento di cui si può parlare col sorriso, sicuramente. Sono molto sensibile all'argomento, non so perché. Non ho mai avuto parenti che sono stati deportati, no, però mi prende così. Infatti questi film li guardo una volta sola e poi basta perché mi danno questo effetto, non so. E niente, il prossimo video spero che sia più felice e vi auguro una buona giornata comunque e buona settimana. Ciao!